Quello che vi dirò prende spunto da un'omelia del Cardinal Martini. Intercedere vuol dire semplicemente, non vuol dire semplicemente pregare per qualcuno, come spesso pensiamo. Etimologicamente, intercedere significa fare un passo in mezzo, fare un passo in modo da mettersi in mezzo ad una situazione. Intercessione vuol dire allora mettersi laddove il conflitto ha luogo. Mettersi tra le due parti in conflitto. Non si tratta quindi di articolare un bisogno davanti a Dio, Signore, dacci la pace, stando al riparo, in una posizione tranquilla, nel calduccio della nostra casetta. Si tratta di mettersi in mezzo, come qualche volta diciamo, di sporcarsi le mani. Non è neppure semplicemente assumere la funzione di arbitro o di mediatore, cercando di convincere uno dei due che lui ha torto e che deve cedere, oppure invitando tutti e due a farsi qualche concessione reciproca, pur di giungere a un compromesso. Così facendo saremmo ancora nel campo della politica e delle sue poche risorse. Chi si comporta in questo modo rimane estraneo al conflitto. Se ne può andare in qualunque momento perché non si è compromesso, magari lamentando di non essere stato ascoltato. Intercedere è un atteggiamento molto serio, grave e coinvolgente, è qualcosa di molto più pericoloso. Intercedere è stare là, senza muoversi, senza scampo, cercando di mettere la mano sulla spalla di entrambi e accettando il rischio di questa posizione. Non dunque qualcosa da lontano che esorta alla pace o a pregare genericamente per la pace, bensì qualcuno che si mette in mezzo, che entri nel cuore della situazione, che stende le braccia a destra e a sinistra per unire e pacificare. Se ci pensate bene, il braccio sulla destra e a sinistra per unire è la posizione di Gesù sulla croce, in mezzo a due persone simili della nostra fragilità, i due ladroni. Questa è intercessione nella chiave evangelica. Per essa è necessaria una duplice solidarietà. Tale solidarietà è un elemento indispensabile dell'atto di intercessione. Devo poter e volere abbracciare con amore, senza sottintese, tutte le parti in causa. Devo resistere in questa situazione, anche se non sono capito, anche se sono respinto dall'uno o dall'altra, anche se pago di persona. Devo perseverare, pure nella solitudine e nell'abbandono. Devo avere fiducia soltanto nella potenza di Dio. Devo fare onore alla fede in colui che risuscita i morti. Tale fede è difficile, per questo l'intercessione vera è difficile. Ma se non tendiamo, la nostra preghiera sarà fatta con le labbra, non con la vita.